Oggi è martedì 22 luglio 2008, sono le 18:38 e vi do il benvenuto. Io sono Prof. Stefano Bargiacchi a questo appuntamento con il video live dedicato ad un approfondimento sul market profile. Approfondimento che segue il seminario in video che era stato fatto e registrato il 16 maggio a Rimini in occasione dell'ETF. E poi anche la giornata dedicata al market profile vissuta insieme a Milano il giorno 27 giugno. Questa è quindi una conferenza di approfondimento. Chi stesse seguendo la registrazione può ben e prima, in maniera propedeutica, andare a seguire questa qua del 16 maggio come minimo, anche se poi ci sono altre conferenze da me tenute in video sul market profile che trovate tutte gratuitamente in linea, come andando sul mio sito, digitate Prof. Ste su Google, questo sono io, Stefano Bargiacchi, poi sulla barra laterale destra trovate i seminari Prof. Ste in video, all'interno dei quali trovate tutti gli appuntamenti. Adesso tiene, mi chiedo scusa, ma oggi veramente ci sono dei problemi di linea internet per quanto mi riguarda. Adesso vediamo se tiene e nel caso, ok, adesso sembra andare tutto bene. Ok, allora iniziamo un pochino a rispondere alle domande, domande che appunto sono state raccolte, nel forum di Finanza Online in un apposito thread creato per approfondire il discorso appunto sul market profile dopo la giornata che abbiamo passato insieme a Milano il 27 giugno scorso e a Rimini il 16 maggio, appunto con delle presentazioni che abbiamo realizzato insieme a Traderlink e anche insieme a Intesa Trade. A Milano c'è anche Trading Library sul market profile, appunto. Benissimo, allora, dunque il thread, sì, lo segnaliamo, è un thread che trovate all'interno di Finanza Online, sarebbe questo, nella sezione Analisi tecnica c'è questo thread intitolato appunto Analisi tecnica con il market profile. È stato già segnalato sul mio sito più volte e è un ottimo riferimento. Tra l'altro sono state qui raccolte da Andrea tutta una serie di domande che adesso, alle quali tenteremo di rispondere adesso. Allora, vediamo un pochino la correlazione, come chiedono qua, tra il POC di oggi, immagino, e i POC precedenti. Ok, andiamo a vedere quindi una schermata del nostro market profile. Esempio quella relativa al nostro S&P 1000. Qui subito c'è da dire una cosa, che è molto importante tener presente come il nostro S&P MIB ha, a livello di market profile, un problema derivante dalla chiusura anticipata dello stesso alle 17:40, che quindi nel profilo di ogni giorno non comprende, lo vedete molto bene qui, il pomeriggio americano, che appunto adesso sono le 18:43-45, quello che è, il mercato di Milano è già chiuso, però se andiamo a vedere per esempio l'Eurostoxx 50 che chiude alle 22, vediamo che il profilo si sta completando e quindi diciamo che i profili giornalieri, profili tendenzialmente sappiamo essere solo giornalieri, sono molto più affidabili sullo Stoxx, eventualmente anche sul DAX, Eurostoxx 50 e DAX Future. Perché? Perché contrattano, scambiano tra le 18 e le, scusate, tra le 8 di mattina e le 22, quindi vanno ben oltre le 17:40 orario di chiusura di Milano, rendendo i profili sicuramente più completi. E anche a livello di area del valore e riferimenti rispetto alla stessa, quindi anche il POC, eccetera, eccetera, point of control, è ovvio che diciamo vi sia
una maggior rilevanza. La prima domanda che è stata posta nel thread è questa. Dice, ma qual è la relazione esistente tra POC di oggi e POC precedenti? Allora, bisogna che la mattina all'apertura il POC e la value area del giorno si formino, quindi bisogna in qualche modo dar tempo alla giornata di inoltrarsi nella prima ora, 2 ore, 3 ore, in modo da permettere ai TPO di cumularsi e al profilo della giornata, ripeto, i profili sono e tendono a essere sostanzialmente giornalieri, di formarsi e con loro il cumulo dei TPO si porta la formazione della value area per il giorno del POC. Quindi è ovvio come all'apertura e nelle prime ore di contrattazione. Le domande sono al post numero 239 del thread. Ok, mi veniva chiesto dove sono per poterle seguire. Ecco, dicevo, è ovvio che all'apertura e nelle prime ore di contrattazione venga in qualche modo a prevalere l'influenza del POC e dell'area del valore del giorno precedente. Per esempio, ricordavamo anche il 27 giugno nell'incontro di Milano come fosse estremamente importante per tutta una serie di indicazioni operative andare a vedere dove si apre rispetto all'area del valore del giorno prima e quindi volendo anche al POC del giorno prima. A questo punto capiamo come via via che la giornata va avanti, quindi ripeto, dopo la prima, seconda, terza ora di contrattazione, capiamo come man mano si viene a formare il profilo di oggi, della giornata corrente, e in questo senso, via via che si forma il profilo, si forma anche l'area del valore della giornata odierna, il POC della giornata odierna, che via via iniziano ad assumere la loro importanza. Allora, il discorso quindi qual è? Che come detto, nelle prime ore, nelle prime battute di contrattazione tende comunque a prevalere l'importanza del POC del giorno precedente. Laddove via via nel corso della giornata il POC di oggi, la value area di oggi si formano, porteranno ad una influenza anche del POC odierno. Chiaramente a quest'ora sono quasi le 7 di sera. Voi capite come il POC odierno, in questo caso sull'Eurostoxx 50, abbia una sua importanza, no? Perché ormai è ben definito, così come lo è l'area del valore. Ecco, tra l'altro questo qua è per ora quello che si definirebbe quasi un neutral day, vedete come è molto simmetrico con delle range extension nei due lati. E però vedete che il POC del giorno prima comunque continua a rappresentare un riferimento, perché questo rialzo, che vediamo anche qua nell'intraday, no? Che ha portato nel pomeriggio a superare i massimi di giornata in area 3350, più o meno ha coinciso con un test, lo vedete qua molto bene, del POC del giorno prima, che in qualche modo quindi rimane un riferimento insieme a quello di oggi, ormai formato. Quelli dei giorni ancora precedenti. È chiaro che un po' come sempre in analisi tecnica, più lontano è il segnale, il supporto resistenza che sia, vi parlo dell'analisi tecnica tradizionale, più debole sarà l'influenza di un'area di volume, di un'area di valore, di un POC, anche se è assolutamente fondamentale andare a disporre di uno storico come Visual Trader ci dà la possibilità, abbastanza profondo. Perché? Perché come in analisi tecnica è chiaro che nel momento in cui io qui, metti questa mattina, stavo scendendo, dovevo andarmi a riferire alle aree ad alto e basso volume di questo profilo, io lo chiamo primo profilo utile, e poi via via questo e ancora andando indietro quelli ulteriormente precedenti.
Chiaramente più sono lontani del tempo, meno pesano, ripeto, come in analisi tecnica, però è importante poterne disporre, direi quasi fondamentale. Una cosa molto utile da fare a tal fine è quella di andare poi a sovrapporre al market profile le famose linee blu, che ci permettono di avere i cumuli di volume. Su questo abbiamo dedicato anche uno dei miei video live passati, che come sempre potete trovare qui sul mio sito, barra laterale destra, seminario professionale in video, ci sono tutte le registrazioni. Dicevo, andare a sovrapporre le linee blu di Visual Trader, che sono poi i volumi per livelli di prezzo, ai diversi profili, in modo da avere un livello di volumi anche cumulato. Questa è una cosa altrettanto importante. Ecco, quindi, come i profili precedenti comunque fanno sentire la loro influenza, anche i POC precedenti, le varie aree precedenti, le aree ad alto e a basso volume precedenti fanno sentire la loro influenza, un po' come accade in analisi tecnica, secondo la regola che quanto più un riferimento è lontano nel tempo, è chiaro che tanto meno è forte. Questo il motivo è abbastanza intuitivo, perché ovviamente gli interessi su quei livelli sono ovviamente meno forti. Perché? Perché le persone ancora dentro, long o short che siano, su quei determinati livelli sono per forza di cose in numero inferiore. Ora, la cosa fondamentale quindi è capire come si vadano a tenere come riferimenti i livelli che non sono stati in qualche modo ancora visitati. Quindi, ripeto, in un'ipotetica apertura domani all'interno di questa value area, così vale questo profilo, cioè quello di oggi, laddove poi si salga varrà questo profilo, ripeto, si va a prendere il primo profilo utile, laddove si scenda questo profilo, poi questa porzione di questo, perché in qualche modo io considero che questo è stato cancellato da quest'altro che gli si è posto davanti e così via. Ecco, questo deve essere assolutamente chiaro. Ok. Andiamo avanti con le domande poste nel thread, poi man mano si stanno accumulando anche delle domande poste nell'apposita finestra di chat. La seconda, valori di supporto e resistenza da considerare. Allora, per quanto concerne i valori di supporto e resistenza, qui si parla di aree ad alto volume, aree a basso volume. Quindi le aree a basso volume sono le famose single TPO. Ricordo poco fa, mi è stata fatta anche una domanda nella finestra di chat riguardante le single TPO. Dice che cosa sono le single TPO. Ecco, le single TPO non sono altro che questi, andiamo a ingrandire, livelli di prezzo che sono stati visitati una volta sola, dove quindi c'è stato un transito dei prezzi in quest'area soltanto durante una mezz'ora. Vedete, anche qua abbiamo una serie di single TPO. Ok, single TPO print, però una cosa sono quelle sulle tail, cioè sulle code, come questa qui, cioè sugli estremi del profilo, se presenti, qua non ci sono, e una cosa sono quelli interni alla distribuzione, che a volte e solitamente caratterizzano, come in questo caso, i double distribution trend day, che hanno appunto una distribuzione, un'altra distribuzione separate da una serie di single TPO. I single TPO o che compaiono in mezzo al profilo o che compaiono sugli estremi di un profilo, quindi sono le cosiddette code del profilo chiamate tail, appunto, rappresentano delle aree a basso volume, intuitivamente perché il prezzo, essendo transitato poche volte in quelle zone, avrà in quelle zone appunto sviluppato meno volume. A questo punto abbiamo il concetto di area di rigetto, concetto del quale avevamo parlato anche nei video precedenti, il 27 giugno a Milano, nella giornata dedicata al market profile. Area di rigetto, quindi un'area dove se e quando i prezzi arrivano a testarla, si ha un immediato rigetto. Lo vedete molto bene in quello che è accaduto oggi. Era quest'area di rigetto che divideva le due distribuzioni di venerdì scorso, oggi martedì, o meglio di 2 sedute fa, e il primo approccio
in quella zona punto di rigetto ha riportato i prezzi verso l'alto. Questo si vede anche negli intraday. Vedete, questa mattina siamo andati qui nell'area di rigetto sotto i 3300, eccola qua, e da lì c'è stato appunto un immediato, lo chiameremmo quasi rimbalzo, un immediato, meglio chiamarlo rigetto, dei prezzi verso l'alto. Laddove i prezzi vengano a stazionare nell'area di rigetto, è chiaro che questa stessa area di rigetto verrebbe cancellata. Quindi, per rispondere alla domanda del trend sul market profile, quali sono i valori di supporto di resistenza da considerare? Sicuramente le aree a basso volume, chiamate appunto aree di rigetto, e poi le aree ad alto volume. Aree ad alto volume che sono tipicamente le aree dove si cumula un maggior numero di TPO. E quindi dove nell'arco della giornata c'è stato più volume. L'area ad alto volume però rappresenta un supporto e o una resistenza, non nel senso dell'area a basso volume, cioè dell'area di rigetto, cioè è ancora che se e laddove i prezzi arrivino a testare quella zona a basso volume e ci si aspetta un immediato rigetto dei prezzi. L'area, dicevo, appunto ad alto volume agisce in modo profondamente differente. Come? Andando a rallentare l'azione dei prezzi qualora gli stessi tentino di attraversarla. Vedete adesso in questo recupero che c'è stato fino a 3650, che è all'incirca il POF di ieri, quest'area ad alto volume di ieri ha in qualche modo rallentato. Guardiamo il grafico intraday, vedete la salita che si è andata a scontrare con questa zona di volumi più elevati, rallentandone appunto la dinamica rialzista che si è vista dall'ora di pranzo in poi. Questo, ripeto, è l'altro tipo di supporto di resistenza che possiamo andare a considerare. Una cosa che voglio sottolineare è quella che il market profile non fornisce tendenzialmente un livello unico, ma una serie di aree. Ecco, a questo proposito, adesso vedo Alex che chiede l'area di rigetto, ma quando il prezzo è lì, come capisco che me lo rigetta? Deve esserci quello che forse in analisi tecnica si chiama quasi un V-reversal. Vedi qua in intraday, c'è stata una spinta ribattista per tutta la mattina e poi raggiunta l'area di rigetto che era qua, vedi? C'è stato quello che, boh, non so come si chiama, un rimbalzo, un immediato inversione a U. Un V reversal, più che a U, a V, cioè molto 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 brusca. Quindi in tempo reale si comprende che il prezzo è stato rigettato quando, come qua è accaduto oggi, approcciata l'area di rigetto, non un livello singolo ma una zona, il market profile tende a dare delle aree, non delle cose, cioè un immediato e molto forte appunto rigetto dei prezzi che poi sui grafici tradizionali si può, lo vedete qui molto bene, evidenziare come un V reversal. Vedete anche sul DAX oggi c'è stata questa inversione a V molto brusca e il motivo è abbastanza chiaro guardando il nostro market profile. Questi erano i supporti di resistenza. Vediamo adesso un'altra domanda. Dice l'importanza di suddividere una giornata in più fasi. Allora, il discorso è questo. Per i future che vanno avanti 24 ore, come ad esempio le valute o i future del Forex, quindi per esempio non so, l'S&P 500, sappiamo che va avanti 24 ore, quindi hanno dei profili oggettivamente molto complessi e molto corposi, lo capite? Vedete quanti TPO si cumulano nell'arco delle 24 ore. Allora che cosa si fa? Si va a dividere uno stesso profilo giornaliero, ricordo che i profili sono tendenzialmente solo e sempre giornalieri, in più profili, in modo da rispecchiare la sequenza delle diverse giornate a livello globale. Quindi ipotizzando di partire dall'Australia con la tipica, se volete, e
simbolica, il tipico simbolico cambiamento di data che avviene appunto in Nuova Zelanda con l'apertura dei primi mercati, poi via via c'è tutta l'Asia, poi l'Europa, gli Stati Uniti e poi si ricomincia. Allora, che cosa si fa? Si tende a consigliare, a suggerire di dividere uno stesso profilo, ripeto, qui abbiamo l'S&P 500 Future che va avanti 24 ore, in più profili. Ecco, a questo proposito Beppe chiede: ma ha senso dividere anche il profilo dell'Eurostoxx 50, del DAX, del Bund, quindi di future trattati sull'Eurex dalle 8 alle 22 in più profili? Ecco, secondo me sì, perché una delle parti, delle colonne portanti del mio trading è proprio quella di andare a considerare come fossero diverse sedute. Quindi, per rispondere a Beppe, anch'io tendo a dividere i profili di un Eurostoxx 50, di un Bund, di un DAX, i profili giornalieri in due. Adesso vediamo insieme come si fa. Uno per la mattina europea e uno per il pomeriggio europeo corrispondente alla seduta USA. Allora, per dividere i profili è semplicissimo, basta selezionare il prezzo così e fare clic destro. Vedete che mi compare parametri del titolo che state seguendo e quindi cliccandoci sopra arrivate a questa maschera di configurazione. Ecco, proprio in quest'ultima versione di Visual Trader, che tra l'altro è la 10C, ecco, vi consiglio di scaricarla perché è stata ulteriormente migliorata rispetto alla 10, è stata resa disponibile oggi. Comunque, anche nella 10 c'era il dividi da e da. Allora, voi sapete i TPO corrispondenti a diversi orari, quindi io posso mettere dividi da, non so, H, adesso ovviamente vado a caso, e poi da Z, ipotizzo. Non so quali siano le letterine corrispondenti ai diversi orari. Allora, vedete che ogni profilo viene diviso in tre. Il primo dovrà corrispondere alla seduta asiatica, quindi all'incirca dall'apertura borsa di Tokyo fino alle 8. Il secondo profilo che dovrà corrispondere alla mattinata europea, che andrà quindi dalle 8 alle 14. Il terzo profilo che corrisponde alla giornata americana, che andrà all'incirca dalle 14 fino alle 22:15 nel caso dei future del CME, che appunto chiudono alle 22:15 la sessione diurna laddove Wall Street chiude alle 22, ora italiana, in modo da comprendere appunto quelli che sono 10 minuti, un quarto d'ora utilizzati per le coperture. Ecco, adesso questa cosa è anche stata data per la versione d'intesa, dovete solo probabilmente scaricare quella nuova, perché appunto oggi è stata rilasciata la versione 10C di questa beta e dovrebbe essere stata resa disponibile anche per intesa. Ok, quindi la suddivisione dei profili è molto importante, ripeto, perché va a rispecchiare le diverse giornate che a livello globale si susseguono nella sequenza dei diversi fusi orari. Quindi prendiamo l'Asia, la mattina europea e la giornata americana. Giornata americana che viene fatta partire dalle 14. No, non so a memoria le lettere da mettere, mi chiede Roby. Quelle vanno cercate, ma non è difficile. Adesso vi dirò perché non le so a memoria. Comunque, dicevo, la cosa sulla quale prima mi volevo soffermare è il perché la giornata americana viene fatta partire dalle 14. Questa è una cosa abbastanza recente, perché io ho sentito dire appunto da Linda Raschi, che subito dopo l'incontro che avevamo fatto a Milano, l'avevo scritto anche sul blog, che invece di mettere le 15:30 per la partenza del profilo americano,
si preferiva mettere le 14 in modo da comprendere la preapertura americana. Allora, se riuscite a seguirmi. È chiaro che come la mattina noi facciamo partire il profilo alle ore 8, comprendendo l'8-9 che è la preapertura europea, molto orario importantissimo, come ormai sappiamo, così nel pomeriggio conviene comprendere, e ha ragione Linda a fare questo discorso, anche la preapertura americana e l'uscita delle notizie di solito alle 14:30. Ecco, nel frattempo c'è tutta una serie di consigli qua, alle 14 la N, se no è la L, boh, non lo so, cercatele voi. Qui addirittura dice che c'è una piccola tabella del CVOT, però in realtà la tabella non è fedele, nel senso che il market profile inizia con la Y minuscola. O la X addirittura, quindi fa XYZ e poi parte con la A per comprendere l'orario appunto dalle 22:15 fino a mezzanotte, che sarebbe poi quello che porta al cambio del fuso orario, eccetera, eccetera. Vabbè, questi sono dettagli. Comunque, eventualmente, ragazzi, cercate lavoro con un pochino di pazienza, questo non è difficile. Io non le so perché, perché in realtà io non divido il profilo, ma faccio un'altra cosa, parlo. Chiede Clacco, dice, ma di quali titoli dobbiamo dividere il profilo? Allora, abbiamo detto che sono divisibili, poi niente di obbligatorio, ovviamente, ragazzi, niente di più empirico e ragazze, perché sostanzialmente il consiglio è quello di andare a dividere gli indici europei in mattina pomeriggio, quindi dalle 8 per quanto riguarda DAX, Eurostoxx e Bund. Parlo dei future ovviamente, quindi si preferisce seguire comunque i future piuttosto che gli indici cash, anche se non si opera sui future. Dalle 8 alle 14 il primo e dalle 14 in poi il secondo. Per quanto riguarda quelli americani, parlo sempre dei future che vanno avanti 24 ore o delle valute, gli orari di divisione sono di nuovo mezzanotte circa, o meglio l'apertura borse asiatiche. Tokyo in particolare, che è quella che maggiormente influenza poi le aperture europee, e apertura borse asiatiche e fino alle 8, poi dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 22:15. Ecco, dicevo, io perché non lo so, perché piuttosto che mettere il dividi da, io per quanto riguarda l'S&P 500, vado a fare un'altra cosa, tengo un profilo unico, ma mercati americani, guardo soltanto la sezione diurna. Quindi vado facendo clic destro sulla barra orizzontale del tempo, vado qua nei parametri di configurazione, orario di apertura e chiusura quotazione, mi metto l'orario personalizzato e metto molto semplicemente che dalle 14 alle 22:15, quindi faccio solo, ripeto, la sezione diurna dell'S&P 500 senza dividere il profilo. Ok? Eccolo qua. E così vedo di tutto il profilo delle 24 ore dell'S&P 500 e mi baso solo sulla sezione diurna, che è poi quella più importante. Quanto riguarda i profili degli europei, la divisione suggerita può essere quella dalle 14, quindi mattina europea e poi mattina americana, o meglio seduta americana a parte, e lì vabbè, la lettera è facilmente determinabile. Io non la so perché anche quei profili tendo a non dividerli, ma vabbè, lì ci sono altre motivazioni. E il consiglio è quello comunque di suddividerli. Adesso, infatti, come sapete, ho iniziato a collaborare, dicevamo anche sul sito, con questo hedge fund di Londra. Lì c'è una visione un pochino più, diciamo, approfondita, c'è bisogno di avere una visione di mercato un pochino più completa. Quindi quello del pomeriggio non si divide, ma ripeto, gli scopi sono a volte molto diversi da quelli del puro trading direzionale e discrezionale.
Quindi vabbè, lì lo faccio per altre ragioni. E il consiglio, ripeto, è quello comunque di dividere il profilo pomeridiano. Ok. Andiamo avanti. Dice, settando il TPO a 15 minuti sembrerebbe più reattivo. Ecco, di base io sconsiglio di mettere il TPO a su time frame inferiore alla mezz'ora come da teoria. Ci sono appunto alcuni software che permettono di settare il TPO su time frame inferiore al 30 minuti, ma ripeto, ci sono dei motivi molto precisi, adesso non li stiamo a riassumere in questo poco tempo, per cui è stata scelta la mezz'ora. Come sempre partiamo da dove sono arrivati gli altri. È ovvio che si può sperimentare e come dice appunto questa domanda, magari a 15 minuti è meglio, ma diciamo che tendenzialmente conviene tenerlo come da teoria a mezz'ora. Allora, market profile è l'analisi tecnica, tecniche di breakout e quant'altro. Allora, il market profile, e con questo rispondo anche, sì, il motivo esatto della suddivisione in fasce orarie è perché la mattina comanda l'Europa, il pomeriggio gli Stati Uniti e quando noi dormiamo l'Asia. Quindi si va a fare una suddivisione che rispecchia il mercato dominante di quell'ora. Ok, ecco, tra l'altro mi ricordo di una domanda che era stata fatta prima, eccolo qua, ecco, questa persona chiede, dice, ma secondo te il POC può essere approssimato da una media mobile dei prezzi? Insomma, vedo che ci sono una serie di tentativi di andare a unire il market profile con l'analisi tecnica, tentativi legittimissimi, anche molto interessanti se volete, però io vorrei che teneste presente più che altro il fatto che il market profile deve fare da sfondo più che andare poi a interagire con l'analisi tecnica vera e propria tradizionale. Quindi vi dà, come dico sempre, il quadro di insieme sul quale poi ognuno va a usare il suo metodo, che siano le medie mobili, che siano tecniche di breakout, come chiedevano nella domanda, che siano oscillatori e quant'altro. Quindi la logica di fondo deve essere che il market profile, fornendo appunto il quadro di insieme, ti dà una visione, mi capite, di quello che è il, se volete, campo di gioco visto dall'alto. Poi su questo si va a incastrare il nostro metodo, la nostra strategia, quale che sia. Poi ragazzi, sperimentare è sempre bello, quindi se volete andare a vedere la media mobile, se volete andare a sovrapporci di tutto, questo è una cosa che viene fatta nel thread, ad esempio, ho notato che ci sono molte persone che sovrappongono bande di Bollinger e quant'altro, insomma, nessun problema per l'amor di Dio, però diciamo che la logica del market profile rimane quella di dare uno strumento, un qualcosa che resta sullo sfondo, va bene? Ok. Allora, proseguiamo con le domande. Quindi l'interazione con l'analisi tecnica è più che altro un'interazione nel senso che appunto market profile fa da sfondo e l'analisi tecnica prosegue con la sua strada e le cose tradizionali. Va bene, andiamo avanti. Dice, come gestire lo swing trading per evitare i breakout e come gestire il breakout per evitare lo swing trading. Allora, questo è un discorso che adesso va un pochino al market profile, però rispondo volentieri, anche se questa è un po' la, se volete, la, come dire, l'essenza di tutto, perché ecco, una delle domande che mi è stata fatta molto spesso dopo l'incontro di Milano del 27 giugno scorso dedicato al market profile, dove si era parlato appunto delle due tipologie di trading, delle due tipologie di ambiente, l'ambiente momentum e l'ambiente swing, distinzione tanto importante quanto molto lunga da macinare. Quindi, da un lato, appunto, bisogna avere un pochino di pazienza perché ci vuole veramente molto occhio ed esperienza per riconoscere i due ambienti di trading. Non è passato neanche un mese da allora e vi assicuro che serve ancora tempo. Anzi, sono
Sono già molto contento del fatto che vedo che molte persone hanno assolutamente interiorizzato la distinzione di ambiente di trading perché hanno compreso come sia fondamentale distinguere il tipo di strategia a seconda dell'ambiente. Ecco, detto questo, quindi il riconoscimento della giornata swing e della giornata momentum è uno dei punti cruciali. La stessa Linda, che dal 1983 fa trading, ammette ancora adesso di avere delle difficoltà nel riconoscere a volte il cambio di ambiente da swing a momentum e viceversa, che è poi la domanda che viene fatta qui. Quindi, ragazzi, una delle persone che non solo fa trading, non solo ha un'esperienza veramente 25ennale, continua ad avere questo problema, figuriamoci noi. Quindi, ecco, dico tutto questo per dire non abbiate assolutamente fretta nel momento in cui avete qualche difficoltà nel riconoscere le due tipologie di ambiente. Tra l'altro, ricordo qua una delle domande fatte nella finestra di chat che chiedeva proprio una cosa del genere: ma come si fa nella prima mezz'ora o nella prima ora? Eccolo qua. Dice Felipe: parlavi anche che nei primi 10 minuti si può capire se sarà una giornata in trading range, quindi giornata che io chiamo swing, oppure con un trend ben definito. Ecco, quindi una giornata che io chiamo di tipo momentum. Ecco, non è nei primi 10 minuti, diciamo anche i primi 20, la prima mezz'ora, più in generale nella prima ora. Spesso può capitare di capirlo molto presto, ci sono dei segnali molto precisi. Ecco, però, e di nuovo, questo è un qualcosa di estremamente difficile da fare, cioè ci vuole tempo, ripeto. La stessa Linda, che da 25 anni fa trading a livello professionale e reale, ha ancora delle difficoltà a riconoscere le diverse tipologie d'ambiente. Detto questo, uno dei metodi è andare a incrociare le informazioni relative al tipo di apertura, ricordate open option, open drive, open test drive, con la zona d'apertura, quindi con la considerazione se l'apertura avviene o meno all'interno dell'area del valore del giorno prima, del range del giorno prima e se poi vi permane o meno. Vi ricordate che appunto nell'incontro di Milano abbiamo parlato lungamente di questo discorso, tra l'altro in molti mi hanno chiesto di replicarlo e questa potrebbe essere una cosa che si può fare, però in quel caso dovete scrivere sia a TraderLink sia a Intesa Trade, sia a Trading Library per chiedere appunto, che erano stati un po' gli organizzatori di quella giornata di Milano, per chiedere appunto un'eventuale replica perché avevano appunto contribuito alle spese sponsorizzando la giornata didattica che aveva avuto molto successo. Quindi più che indirizzare a me le richieste di eventuali repliche, il consiglio è quello di scrivere sia a Tradelink, sia a Intesa Trade, sia a Trading Library per chiedere eventualmente un'altra giornata, magari da settembre a dicembre, tra settembre e dicembre, dedicata al market profile. Ecco, detto tutto questo, quindi in sostanza, per riconoscere il tipo di apertura e andare poi a comporre il tipo di apertura, open option, open rejection reverse, open drive, open test drive, andare a comporre la tipologia d'apertura con la zona nella quale si apre, quindi dentro fuori la value area, dentro fuori la range del giorno prima e poi vedere se vi permane o meno. Ecco, a questo proposito Alex chiede, dice, ma però non ho molto ben capito la domanda, la regola dell'80% quando entra o apre nella value area secondo te è valida? Alex chiede questa cosa, ma io non so cos'è la regola dell'80%, quindi non riesco a rispondere. Allora, comunque, va bene, allora questo più o meno l'abbiamo detto, quindi ripeto, non abbiate in una parola fretta di riconoscere ambiente swing, ambiente momentum, ripeto, come si dice, cara grazia che sapete che esiste ragazzi, perché è veramente uno dei concetti centrali a livello trading e più difficili da capire. Poi piano piano, appunto, ad esempio, se riusciremo a fare un altro incontro tra settembre e dicembre, eccetera, eccetera, lo maciniamo. Ripeto, non è facilissimo, già è un buon risultato sapere che esiste, perché immaginate, abbiamo detto tante volte, quante volte abbiamo letto libri, cose, eccetera, dove si parla di tutto, tranne che di questa cosa fondamentale, sulla quale io batto moltissimo, cioè il riconoscimento dell'ambiente di trading.
al quale poi segue la strategia da adottare, da utilizzare. Ok. Allora, vediamo un'altra domanda. Qui dice un POC che alla sua sinistra trova un alto valore di volumi scambiati a maggior valenza, certo, ovviamente perché ha rafforzato i volumi del giorno precedente. Ripeto, andiamo a vedere un esempio. Se io ho, dice, un'area ad alto volume come questa, dove dietro c'è, come qui, un'altra area ad alto volume, vedete un pochettino, non è quello della giornata, ma quasi, è ulteriormente rafforzato. Questo è quello che si vede aggiungendo appunto le linee blu, perché la linea blu ti va a mettere, vedi, il volume cumulato dei profili che vedi. Qua ne vedo tre, quindi è il cumulo di questi tre. Se ne vedo di più, mi cumula quelli di più, e noto proprio che c'è una sorta di area ad alto volume qui così, rafforzata dal fatto che in quella zona ci siamo passati davanti tante volte, e per tante volte c'è stato appunto un cumularsi dei volumi. Ok. Andiamo avanti con ovviamente le altre domande. Allora, intesa T3, i volumi sul grafico di distribuzione TIC non corrispondono a quelli sul book. Sì, mi hanno detto quelli di Intesa che stanno provvedendo a migliorare la versione della T3, anche a livello di storico e quant'altro, quindi si spera che da settembre in avanti vengano, come promesso, risolti i problemi di quella versione. TIC NB e Boxis NB non so che cosa sono. Invece l'importanza dello storico è davvero un punto cruciale. Anche su questo punto i tecnici di Intesa hanno promesso di provvedere, cioè di tentare di raggiungere una maggior profondità a livello di storico, che comunque noi abbiamo disponibile su Visual Trader, che comunque viene offerto anche ai clienti Intesa Trade. Nella versione Lite è stato proprio per questo incluso il Market Profile, in questo devo veramente ringraziare Traderlink, che all'inizio aveva messo la versione solo nella versione Pro il Market Profile, e poi io l'ho richiesto in qualche modo facendomi portavoce delle vostre esigenze, e Traderlink in modo veramente lungimirante e molto illuminato l'ha incluso nella versione base, ben sapendo dell'importanza che lo strumento ha per tutti noi. Ecco, in questo senso quindi abbiamo tutti ormai a disposizione la profondità di storico che ritengo essere assolutamente indispensabile, quindi la possibilità di, ad esempio, se rompiamo quest'area al rialzo, andarci a riferire a questo profilo, poi a questo profilo, a questo, a questo, a questo e così via. Eccetera, eccetera. Ripeto che l'importanza dello storico è tale come nell'analisi tecnica, dove un supporto e una resistenza che si sono stabiliti un mese fa, 2 mesi fa, pesano e come, anche se ovviamente poi più lontani sono nel tempo e minore la loro influenza, ma non possiamo prescindere da tali livelli. Quindi mi raccomando, usiamo Visual Trader che viene comunque offerto anche ai clienti Intesa Trade, che nella versione Lite comprende appunto il market profile, e in questo modo che siamo, insomma, più o meno tutti coperti. Benissimo, allora andiamo avanti con le domande. Dunque, allora vediamo quelle lì del thread, mi sembra che le avevamo finite. Comunque, ecco, fate riferimento a questo interessantissimo thread su Finanza Online, dove, tempo permettendo, cioè purtroppo molto poco partecipo anch'io, ma ci sono persone molto preparate, molto volenterose, che tra l'altro ringrazio, che rispondono a domande e quant'altro, e poi se lo rileggete tutto, perché vedete è molto profondo, il thread lo trovate sotto Analisi Tecnica e Trading System, il titolo del thread è Analisi Tecnica con il Market Profile, ecco, avete veramente una serie di contributi, domande, risposte, eccetera, che possono veramente andare ad approfondire il discorso sul market profile. Ok, andiamo a vedere un pochino le altre domande. Allora, qui Clacco dice quando escono i tuoi 2 libri. Allora, i miei libri dovrebbero uscire entrambi entro la fine dell'anno, nel senso che a settembre-ottobre facciamo ottobre, no? Quello sul mio metodo, che sto scrivendo tra l'altro con Guglielmo Dazzi, mio coautore, che sta facendo gran parte del lavoro e che veramente ringrazio perché
mi sta aiutando moltissimo e questo lavoro viene fatto perché ci sono molte richieste e perché appunto io con il discorso di collaborazione che alcuni di voi stanno iniziato questo mese con l'Hedge Fund di Londra, non abbandonerò assolutamente l'attività didattica, questo sia chiaro, anzi la stessa verrà arricchita dalla mia esperienza in ambito istituzionale che sto facendo e come detto più volte sul sito, sto veramente approfondendo molto le cose che vedo e che faccio, avendo una visione molto molto approfondita di quello che succede sui mercati e che prima, anche grazie al market profile, avevo in qualche modo intuito, quindi vi assicuro che sto avendo tutta una serie di conferme, anche se ovviamente sono solo agli inizi, di quelli che sono i meccanismi, però ovviamente la visione dei mercati è molto molto approfondita, quindi tutta la mia attività didattica, io ve lo assicuro, rifletterà la mia esperienza all'interno dell'hedge fund e quindi cercherò di portarvi una visione sempre più lato istituzionali, lato professionisti. Come sapete, quindi un attimo, qui nel frattempo si cumulano le varie domande. Ecco, dicevo, come sapete, la cosa importante è sempre tentare, piuttosto che di lamentarsi, di dire questo, quello e quell'altro, ha fatto, ha scritto, ha detto, cercare di capire come ragionano i professionisti, come agiscono, che cosa usano. Per esempio, questo market profile, che avete capito essere uno strumento molto approfondito. Ok, ecco, chiaramente se potete evitare queste battute che fanno abbastanza, lasciano un pochino il tempo che trovano, io applico semplicemente la mia strategia utilizzando appunto il market profile e quello che conosco, non ci sono poi grandi informazioni privilegiate, perché queste sono anche molto delle leggende, anzi ci sono dei controlli spaventosi. E non c'è tanto da fargli stupidi, ve lo assicuro. Ad esempio, io dovrò fare un esame da investitore professionista, eccetera, eccetera. Avete visto negli Stati Uniti gestori di hedge fund che hanno sfruttato questa cosa, sono finiti in galera. Quindi, ecco, almeno per rispetto, chiederei veramente di evitare queste battute che, ripeto, lasciano il tempo che trovano. Io sono ben disposto di portare la mia esperienza a voi di aprirvi una finestra, se mi sarà possibile, su questo mondo degli istituzionali e quant'altro, però veramente evitiamo queste battute da bar perché sennò chiaramente passa un pochino la voglia. Questo senza offesa ovviamente per Fabio che probabilmente ha voluto solo rallegrare l'ambiente, però io sto prendendo molto sul serio il discorso che faccio, c'è un impegno di un certo tipo. Non è facilissimo a fine giornata sui mercati mettersi qua alle 6 a fare il video live, eccetera, eccetera. Ecco, esatto, Fabio dice era una battuta. Teniamole per quando andiamo al bar le battute, perché veramente io ci sto mettendo l'anima, cerco di portarvi una visione di quello che è il mondo degli istituzionali e quant'altro, e quindi le battute poi le facciamo quando andiamo al bar la sera. Questo ripeto senza alcun tipo di offesa, ma ripeto proprio perché per me è un impegno. Quindi, come molti di voi mi hanno chiesto, ho e voglio proseguire la mia attività didattica dandovi questa visione ulteriore, però ovviamente non evitiamo appunto, cerchiamo di rimanere nell'ambito professionale, nell'ambito della serietà che da sempre ci caratterizza. Ok, allora, per quanto riguarda i libri, quindi il primo facciamo ottobre e il secondo, quello sul market profile, dovrebbe essere il regalo di Natale, quindi speriamo di farlo uscire per Natale. Ecco, andiamo avanti con le domande. Allora, le riprendo un pochino tutte così vediamo di rispondere. Allora, il thread l'abbiamo segnalato, la print and intent l'abbiamo detto. Secondo te il pro può essere approssimato? L'abbiamo detto, quello l'abbiamo detto. Ok, i primi 10 minuti l'abbiamo detto, le lettere va bene. Tabella via email, ok, la regola 80%. Allora, dice Ombra, ma Open Test Drive e Open Rejection Reverse sembrano uguali? No, non sembrano uguali perché? Perché l'Open Test Drive, attenzione a questo punto importante, deve andare a testare oltre un livello noto.
quindi un massimo precedente, un minimo precedente o quant'altro. E poi invertirsi con molta decisione, con molta violenza. Invece l'open rejection reverse è una, diciamo, apertura dove l'inversione è più dolce, dove l'inversione è più titubante e non c'è solitamente questo test al di là di un punto noto, un massimo precedente o quant'altro. Quindi questa è la differenza, attenzione, perché in effetti ci si può confondere, come giustamente ci ricorda qui Ombra, ma ripeto, l'open test drive è comunque molto molto violenta dal momento in cui si inverte, mentre la rejection reverse è meno violenta, meno decisa. Ok, Roby chiede, tu lavori con S, se no perché no, non lavoro con l'S, cioè con l'S&P 500 Future, ma lo guardo come riferimento. Questo perché? Perché ci sono troppe macchine, cioè è troppo popolato dall'algoritmo trading, dal trading di tipo meccanizzato, tale per cui è un trader, diciamo, discrezionale, manuale. Resta un pochino di restano un pochino di problemi e abbiamo questo mercato Eurex dove c'è un ottimo contratto, il Bundo piuttosto che l'Eurostoxx 50 che offrono assolutamente tutta la possibilità di liquidità, di trading, eccetera, eccetera. Quindi il motivo è proprio perché è troppo popolato dalle macchine. Anzi, ricordo qua questa domanda di Roby, dice, ci possono essere computer che si, certo, no, che si scambiano contratti per far vedere cose non vere? No, si scambiano contratti continuamente per guadagnare uno o due tick, ma non per far vedere cose non vere. Questi computer sono degli algoritmi, quindi dei programmi di trading automatizzati che vengono lanciati anche in maniera discrezionale. Questo è molto importante, ecco, ad esempio questa cosa è una cosa che si vede molto perché non è che se in una giornata bisogna comprare 1 milione di azioni o quello che è, uno può stare lì a fare click 1 milione di volte. Dovendo scalare l'acquisto nel corso della giornata, uno fa partire degli algoritmi che in maniera automatica poi comprano o vendono le azioni, ma non è che vengono fatti, queste cose non vengono fatte per far sembrare quello che non è, ma semplicemente a volte per guadagnare uno o due tick o per scalare i diversi acquisti, eccetera, eccetera. Ok, andiamo a vedere allora, dice, lavorare, questo l'abbiamo detto, dice, volevo ringraziarti, dice Fiorenzo, perché Market Profile mi permette di sbagliare meno. Ecco, questo, ringrazio Fiorenzo per questa osservazione perché è veramente uno dei motivi per cui il Market Profile è utile a tutti, quale che sia il proprio metodo di trading, la propria strategia, ti dà un quadro d'insieme, quindi come dice giustamente Fiorenzo, permette di sbagliare meno. Questa è la prima fase, poi dopo la fase successiva è quella anche di cercare di fare meglio. Fabio poi ci dice sicuramente essere a contatto con gli istituzionali migliora la propria visione, fa capire molte cose, questo è sicuramente vero, io posso dire che fino a ieri, perché poi ho iniziato da meno di un mese, avevo una visione dei mercati che da sempre storicamente ha cercato di capire cosa facessero i professionisti. Chi mi conosce è stato ai miei seminari, alle mie cose, sa che fin dall'inizio sono stato animato dalla voglia di capire quello che succedesse dall'altra parte e poi di cercare di passare dall'altra parte, cioè di ragionare come gli istituzionali, ragionare come i professionisti. Ovviamente fino a ieri erano solo intuizioni che ho poi e sto felicemente confermando da questo contatto privilegiato che ho. E che mi dà, come giustamente dice Fabio, un miglioramento della visione. Ma questo io vi assicuro che è per questo che dico, lavoriamo seriamente, anche se con fatica, perché ovviamente il tempo a mia disposizione è di meno, però negli incontri, nei video live, sicuramente la qualità sarà aumentata perché è mia ferma intenzione portare a vostra disposizione tutta la mia esperienza, tutta l'esperienza che faccio per quanto riguarda gli istituzionali. Ok, poi Franco dice leggere i libri, leggere, ovviamente studiare è importantissimo. Open test drive come l'S&P 500 di oggi, chiede Patrick, dipende da che ora. Perché se la prendiamo qua, esatto, allora sì, cioè con un'apertura dalle 14 del profilo come faccio io, vedete che è andato oltre questo minimo, no? Che era più o meno il minimo di qualche giorno fa, adesso mi era rimasto segnato.
se volete anche questo, poi ha recuperato fortemente e questa sì, volendo, può essere sicuramente un open test drive. Quindi ipotizzando Patrick un'apertura alle 14, ok. Dice Fabio, ma sul Forex il market profile si può utilizzare? Sì, stiamo lavorando, ma è imminentissima per una versione dei visual trader che comprenda il market profile anche per i clienti Salex, quindi clienti di questo broker sul Forex. E io, collaborando tra l'altro con Salex, sto cercando di traslare tutte le teorie del market profile e rendere disponibili per il Forex. A questo proposito, proprio questo giovedì, quindi dopodomani, andrò a Legnano, dove ha sede Salex, e starò tutto il giorno con Saverio Berlinzani proprio per cercare di unire la mia esperienza del market profile, eccetera, eccetera, al discorso del Forex. Quindi si può sicuramente utilizzare e, per rispondere a Fabio, ci sono tutta una serie di novità in arrivo. Alex chiede quando sarà disponibile il market profile per i clienti diretta con Visual Trader base. Mi sembra che sia già disponibile, nel senso che se voi andate su, allora vi scaricate la versione questa qui che è la beta 10, come? Andando su info, andando su ultime versioni di Visual Trader, nuova versione in beta test. Una volta scaricata, andate in connessione, vi loggate come clienti diretta, qua in preferenze, connessione, e scegliendo cliente diretta, automaticamente dovreste avere già la versione con il market profile. Quindi si tratta solo di scaricarsi quella beta, la beta 10C, come potete fare andando sotto info, ripeto, ultime versioni di DVT e nuova versione in beta test. Allora, se adesso il prezzo del grafico del mini supera la value area, che segnale è? Allora, dunque, la value area è qua che finisce, la value area di ieri, chiaramente immagino che dica. Ecco, tra l'altro notiamo come c'è stato proprio un test dei massimi della value area di ieri. Ecco, diciamo che l'uscita dalla value area è sempre un momento importante. Certo, prima avviene nel corso della giornata e meglio è. Adesso sono le 7:30, quindi a livello di stanno tornando da pranzo negli Stati Uniti, quindi un orario abbastanza interessante. In estrema sintesi, bisogna vedere se all'uscita dalla value area, in questo caso per esempio al rialzo, seguono ulteriori acquisti, quindi un'ulteriore spinta verso l'alto che a volte porta a quelle single TPO a metà profilo che vedevamo prima. Oppure se mancando ulteriori acquisti le vendite prevalgono e si ha un rientro nella value area. Quindi l'importante è andare a vedere proprio se all'uscita della value area c'è un maggiore interesse degli acquirenti che porta i prezzi ancora più in alto, oppure se lì entrano i venditori. In questo senso è abbastanza interessante andare a fare poi il tape reading nel momento proprio in cui, dal momento in cui si esce appunto dalla value area. Poi dice, c'è analisi Fiat con il market profile? Sì, lo farei volentieri, ma è tardissimo. Ci sono i ragazzi di Tradernic che gentilmente dovevamo finire alle 19, sono rimasti perché abbiamo iniziato in ritardo e probabilmente devono anche andare a casa. Andrea, ti chiedo scusa, magari lo facciamo nei prossimi appuntamenti senza problemi. Ricordo che ieri c'è stato, proprio perché ieri avevo seguito Fiat, un profilo per gran parte della giornata molto molto simmetrico, interno a quello del giorno precedente, e quindi una giornata mi sembra di ricordare abbastanza di tipo swing. Quali libri di Linda ci consigli? Ne ha scritto uno solo circa 10 anni fa, può essere utile leggerlo, ma non indispensabile. Diciamo, può essere un utile completamento delle teorie che oggi lei stessa ha cambiato, radicato e mutato profondamente. Si chiama Street Smart, e niente, è l'unico che ha scritto, quindi c'è poco da consigliare. Più che altro consiglio il suo sito, che comunque se andate sul mio sito, sui link nella barra laterale destra, è presente. Essendo un mercato over the counter, i volumi sarebbero affidabili? No, anche perché non sono conosciuti, ma questo viene risolto con il discorso, i volumi sul Forex, dei TPO, perché i TPO evitano il problema dei volumi, che vengono approssimati appunto dagli stessi. Quindi è proprio
bello, lo sto notando appunto da questa collaborazione che ho con Saverio Berlinzani di Sale, che il problema dell'assenza dei volumi con il market profile viene egregiamente risolto per quanto riguarda appunto il Forex. Il market profile per le azioni solo per le blue chip, allora chiede Steve. Dunque, in teoria sì, nel senso che ultimamente mi ha scritto Giulia, questa ragazza, questa signora che seguo, oltre che essere diventata mia amica, ha frequentato i miei corsi e tutto, lei fa soltanto titoli sottili italiani e mi diceva che sta avendo qualche difficoltà ad adattare il market profile per i titoli sottili, però ci stava lavorando. Quindi si potrebbe parlare di, se volete, un po' di laboratorio, magari proprio approfittando della presenza di questo interessantissimo thread qui su Fidanza Online e fare un pochino di prove. Per adesso quindi tendiamo a... Io lo userei un po' per tutto, però appunto l'esperienza di queste persone che lavorano sui titoli sottili come Giulia mi dice che c'è una qualche difficoltà, però ripeto ci stanno lavorando. Alex chiede, si può tra avere la value area colorata con un colore verso il TPO in un altro colore? Assolutamente sì, tra l'altro con Tradely stiamo lavorando ad una, diciamo, ad un forte miglioramento della versione market profile presentata ora, con tutta una serie di automatismi, colori, aree, ombreggiature. Ovviamente ci vorrà un pochino di tempo, però stiamo lavorando per portarvi una versione ulteriormente migliorata del market profile, con una serie di automatismi che poi qualcuno di voi potrà anche portare oltre, includendoli magari in trading system a livello di filtri e quant'altro. Quindi sicuramente da settembre in avanti ci saranno molte molte novità in arrivo anche per quanto riguarda il market profile di Tradelink e di Visual Trader. Gianni chiede, sto notando che certi movimenti avvengono alle 13. Hai ragionissimo Gianni, sono giornate molto particolari, ad esempio il Bund ultimamente ha ripreso e aggiungerei grazie a Dio quella correlazione inversa che aveva perso per qualche mese rispetto agli azionari. Lo vedete molto bene qui anche nel grafico giornaliero, dove appunto il scusatemi che devo togliere la finestra di chat, il Bund è in qualche modo sceso nelle ultime sedute e gli azionari sono in qualche modo, lo vedete, saliti. Questa correlazione inversa che in qualche modo si era persa, per fortuna è tornata. Però è vero che è da un pochino di mesi che nell'ora di pranzo, cioè alle 13 ci sono movimenti un po' particolari. Teniamo conto che anche siamo a luglio inoltrato, quindi i mesi estivi sono ulteriormente, diciamo, l'ora di pranzo a livello annuale. Quindi dobbiamo sempre stare molto attenti a quello che vediamo e quant'altro. Molto bene, ragazzi, è tardissimo, io adesso vi saluto, ringrazio Alex, ringrazio tutti voi per aver seguito questa puntata di video live con me, Stefano Bargiacchi, dedicata appunto ad un approfondimento del market profile, sicuramente ne faremo delle altre. Sul mio sito, Profte, nella barra laterale destra, qui sotto seminari Profte in video, avete tutti gli avvisi sulle iniziative e non solo, ma anche, non solo in video, su You Video Live, ma anche tutte le iniziative dal vivo e quant'altro. Se volete anche una replica, diciamo, di quella giornata sul market profile, come dicevo, scrivete Intesa Trade, Tradelink e Trading Library, magari tra settembre e dicembre potrà pensare ad un'eventuale replica e approfondimento di quella giornata. Ringrazio ovviamente tutti voi per la pazienza che avete avuto, soprattutto all'inizio, perché ho avuto dei problemi con il mio collegamento internet, che grazie a Dio si sono risolti egregiamente. Ringrazio tutti i ragazzi di Tradelink, come sempre, per aver migliorato il Visual Trader, aver anche nell'ultima versione, la beta 10C, portato a dei notevoli miglioramenti e alla risoluzione di alcuni bug e quant'altro. Quindi veramente sono molto contento di questa collaborazione che prosegue in modo sempre più proficuo per me e soprattutto anche per voi che avete uno strumento sempre più valido a disposizione. E niente, ci sentiamo sia via email, sia sul thread dedicato al market profile, che ripeto consiglio di seguire perché è veramente una miniera di informazione e ringrazio tutti quelli che lo stanno tenendo vivo e stanno partecipando con i loro contributi. Il thread appunto fa parte di